Grazie Presidente, signor Sindaco, la Giunta, colleghi consiglieri, pubblico presente e pubblico che ci ascolta da casa. Vorrei rimarcare alcune considerazioni fatte dal consigliere Scanu e aggiungere anche qualche altro dettaglio che hanno portato ai consiglieri sia di minoranza che in un caso anche di maggioranza ad astenersi in merito alla votazione di quest'atto nella commissione congiunta. Io personalmente ho ricevuto la convocazione alla commissione la mattina stessa del giorno in cui è stata convocata. La mattina stessa. Io la cassetta postale l'ho guardata all'ora di pranzo il giorno prima, quindi magari è arrivata anche la sera, però tuttavia non siamo stati messi in condizione di prendere visione degli atti, di poter fare degli accessi agli atti, anche perché noi non facciamo politica, come più volte ha rimarcato anche il consigliere Mazzuzzi, non facciamo politica per mestiere, la facciamo come servizio per la nostra cittadinanza. E questo servizio lo facciamo in quanto chi di noi lavora, chi studia, chi ha una famiglia, abbiamo bisogno del tempo per fare questo servizio nel migliore dei modi, anche perché stiamo votando degli atti, stiamo facendo delle scelte politiche che devono essere motivate e devono essere prese con coscienza. Comunque, che qua si è rimarcato più volte il concetto che siamo in un momento di urgenza, siamo in un momento in cui maggioranza e opposizione devono lavorare insieme per il bene della città, dobbiamo dismettere le magliette di appartenenza politica, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, fermo restando che fino a prova contraria il centrodestra ha vinto le elezioni, lei signor sindaco è stato eletto, c'è un centrodestra che governa, c'è una minoranza di centrosinistra, c'è stato un programma che è stato votato dai cittadini di Iglesias e che si è tradotto in delle linee programmatiche che noi non abbiamo condiviso per motivazioni che abbiamo tra l'altro espletato abbastanza chiaramente. Tuttavia ci siamo resi disponibili in quest'aula, con i microfoni aperti davanti a tutta la cittadinanza, a discutere le singole tematiche, i singoli atti e a prenderci la briga di votare a favore, astenerci o votare contro a seconda della condivisione. Dal momento in cui questi atti non ci vengono messi a disposizione, noi non possiamo permetterci di votare a scatola chiusa qualcosa che non abbiamo potuto studiarci adeguatamente per la tempistica che ci è stata messa a disposizione. Non è modo corretto di lavorare questo, non è corretto nei confronti di chi ci ha votato, non è corretto nei confronti della cittadinanza e non è corretto nei confronti dei consiglieri sia di minoranza che di opposizione, sia di minoranza che di maggioranza, perché anche il consigliere Lorefice si è lamentato del fatto che addirittura non ha ricevuto la convocazione o comunque l'ha ricevuta molto in ritardo e neanche lui, che fa parte della vostra maggioranza e non fa parte dell'opposizione, non ha avuto modo di potersi studiare gli atti e di avere informazioni non di contorno, informazioni basilari che ci sono state date dall'assessore Cerniglia durante la commissione, 10 minuti prima di votare un atto, 10 minuti prima. E non è corretto, non è un modo corretto di lavorare, è un modo che io non condivido e pertanto l'astensione che ho avuto modo di, che ho dato in commissione, la confermerò oggi. E non perché non condivida il progetto, perché è un progetto valido, perché sono finanziamenti che sono grasso che cola per la nostra cittadinanza. Tra l'altro qui, come ha detto il Presidente Perseu in commissione, votare contro dei finanziamenti che ci vengono dati dalla Regione per una cittadinanza che è in ginocchio da tutti i punti di vista, fra cui anche quello turistico, sarebbe sbagliato, anche se potrei citare degli episodi in cui alcuni esponenti della maggioranza hanno detto che era un bene che non venissero dei finanziamenti, ad esempio per Capodanno. Comunque, io confermo la mia astensione in quanto noi non possiamo votare a scatola chiusa degli atti che possono essere legittimi, possono essere condivisibili, ma dobbiamo avere modo di verificarlo. Ho finito, Presidente. Allora, vorrei fare anch'io alcune precisazioni che derivano da alcuni spunti che sono venuti durante il dibattito. Ma innanzitutto volevo dire che qua si è parlato di pochi giorni di distanza, ad esempio tra il comune di Iglesias e il comune di Villa Massa Geromus Novas per la votazione di quest'atto, ma sono gli stessi pochi giorni, parliamo sempre di pochi giorni che noi come consiglieri di minoranza avremmo chiesto e chiediamo per poter prendere visione degli atti. Solo pochi giorni ci sarebbero bastati e non ci sarebbero stati tutti i problemi che abbiamo palesato in questa sede. Poi, sinceramente, perdonatemi, ma io trovo grottesco sentir parlare, consigliere Furia, rivendicare con orgoglio il fatto che tutta la maggioranza sia presente in aula.
Ma non vogliamo parlare del fatto che è stata una vergogna di fronte alla città, che qui in quest'aula c'è stato un fuggi-fuggi generale dai banchi della maggioranza e non certamente dell'opposizione, quando qua si parlava del lavoro del Sulcis Iglesiente. E poi mi si rivendica con orgoglio che c'è la presenza in grande quantità di consiglieri di maggioranza oggi. Ma ne vogliamo parlare, e trovo francamente ridicolo, consigliere Pissard, che proprio lei parli di addizionale IRPEF quando lei stesso non era presente in aula la prima volta, quando lei stesso ha attaccato l'opposizione e Marta Testa nel giornale perché siamo stati presenti in aula garantendo il numero legale per un atto che era iniquo, che andava a pesare sui cittadini, quando poi si è presentato in consiglio comunale votando non solo garantendo il numero legale, ma votando a favore di un atto che ha subito delle modifiche molto irrilevanti. Quindi io sinceramente sentirmi dare lezioni di coerenza in questo modo lo trovo ridicolo. Tornando alla dichiarazione di voto, io confermo l'astensione, che ripeto non è una non condivisione del progetto, ma una non condivisione del metodo. Perché qui non siamo stati messi in condizione di poter condividere, di poterci informare, è già stato ribadito abbastanza. E comunque volevo dire una cosa, consigliere Mazzuzzi, l'astensione, dato che è prevista come votazione, è legittimo che venga utilizzata ed è un chiaro segnale di apertura, l'ennesimo segnale di apertura che questa opposizione sta facendo a questa maggioranza, nonostante non ne condivida i metodi. E volevo segnalare in merito che in Commissione Cultura, quando si è lavorato bene, grazie al lavoro del Presidente, dell'Assessore Biggio, per quanto riguarda la delibera sul dimensionamento scolastico, in cui siamo stati messi in condizione di dire la nostra opinione, di emendare, di lavorare insieme, abbiamo votato a favore per una cosa che era anche impopolare e che noi, se avessimo avuto un briciolo di responsabilità, dato che quella delibera non è andata giù a molti esponenti della scuola media e lo sappiamo molto bene, noi ci saremmo potuti tranquillamente astenere, votare contro e lasciare a voi, diciamo, la patata bollente dell'approvare quella roba, che invece abbiamo votato tutti all'unanimità. Quindi il senso di responsabilità da parte dell'opposizione c'è ed è stato già dimostrato, ma non potete pretendere che noi votiamo a scatola chiusa qualcosa che ci viene presentato 10 minuti prima della votazione. Quindi io, a nome del gruppo Sinistra Ecologia e Libertà, confermo l'astensione per quest'atto. Ho finito.